Papa Bear, Papa Bear, this is Alpha. Do you read me? Over. Ciao, benvenuti a questa nuova serie di podcast sulle guerre del cambiamento climatico, Climate Change Wars. Un nuovo opening che spero sia gradevole, introduce a questa nuova breve serie di podcast che ha per il tema la terza guerra mondiale in Siberia 2050. Ciao e buon ascolto. Ciao e benvenuti al secondo episodio di Climate Change Wars. Le guerre del cambiamento climatico in Siberia 2050. In questo episodio parleremo in modo molto sintetico del mio ebook che ho scritto ormai un po' di anni or sono, intitolato Fanta Red Flag, John Boyd Fighters Cup, scontri aerei teorici behind visual range e dogfight in scenari simulati. Come e perché gli europei potrebbero perdere il potere aereo nella terza guerra mondiale sulla restrizione Europa Defender e Stati Uniti d'America neutrali. Indizi sul potere aereo nella terza guerra mondiale in Stati Uniti d'America Defender e Europa neutrali. Prima di sintetizzare rapidamente le tesi dell'ebook Fanta Red Flag, che potete liberamente scaricare essendo un PDF coperto da Creative Commons, alcune considerazioni iniziali, rapidissime. Cos'altro di innovativo ci potrebbe essere per il potere aereo? 1. Sino a quando ci sarà una fusione uomo-aereo, sino a quando ci sarà un pilota seduto sul mezzo, ci saranno i limiti fisici del pilota da rispettare. I caccia avranno solo miglioramenti di efficacia ed efficienza ed estensione delle capacità operative dei sistemi radar, infrarosso, ultravioletto e riduzione della traccia radar e termica dei velivoli. È possibile un miglioramento delle difese anti-SAM con sgancio di piccoli droni suicidi per intercettare le minacce nemiche. Potenziamento della capacità di comando e controllo del velivolo oltre lo stallo, come già accade da molti decenni su Sukhoi. Improbabili sono le armi laser a causa del forte fabbisogno d'energia, nonché il peso dell'equipaggiamento da trasportare. 2. Sino a quando i droni saranno un'estensione della fusione pilota più aereo tramite un controllo da remoto, i ponti radio, satellitari o terrestri, sarebbero l'anello debole della catena. Jamming ed hacking dei sistemi saranno pericolose minacce, nonché i missili antiradar nemici, qualora si cercasse di sostituire i ponti radio volanti e terrestri per il controllo di droni, dato che i satelliti finiranno fuori uso a causa del firewall ABM nemico e quindi della sindrome di Kessler. Pare probabile l'abbandono della prolifica linea dei droni teleguidati da satellite, che resterebbero un sottoinsieme tattico utilizzabile solo in scenari di guerre asimmetriche sganciati dalla terza guerra mondiale. 3.
Introduzione di droni strategici e tattici disarmati dotati di intelligenza artificiale totalmente sconnessi dalle reti satellitari. Questi potrebbero essere prossime innovazioni tecnologiche. Tuttavia, 1. Se i droni con intelligenza artificiale, per intendersi i famosi Terminators volanti dei film di fantascienza, fossero armati, sarebbero un'arma temibile e pericolosa anche per chi la utilizzasse in suo favore, perché tali droni, qualora fossero danneggiati, potrebbero non essere più capaci di discernere tra forze amiche e forze nemiche, aspergendo del letale fuoco amico. Inoltre, potrebbero essere giammati ed hackerati, invertendo le logiche di combattimento per trasformare con un clic le forze aeree nemiche in forze alleate, spossessando il potere aereo di chi avesse un numero rilevante di tali droni facilmente o comunque a rischio di hacking. Rischio mortale, dato che se si spossesserebbe con un clic tutto il potere aereo di un contendente, si potrebbe sinanco immaginare fantomatici rischi di una rivoluzione delle macchine verso l'uomo. Quindi, la politica di non armare i droni dotati di intelligenza artificiale appare una logica saggia. Non dovrebbero comparire droni autonomi con propria IA che fossero anche armati. 3.2. Se il drone dotato di IA fosse disarmato, potrebbero fare poca cosa, tranne che assolvere all'importantissima funzione dell'osservatore avanzato, dispositivi aerei potenziati dalle innovazioni del punto 1, oppure magari assolvere a funzioni di non combattimento, come ad esempio il rifornimento aereo, o la ricognizione, o ponti radio, oppure dei piccoli AWACS a livello tattico. 4. A meno che la scienza non scopra i gravitoni e la tecnologia non inventi gli smorzatori inerziali a propulsioni e gravitoni alla Star Trek, capaci di sterilizzare l'accelerazione e decelerazioni mortali per un pilota, cosa che è alquanto improbabile ciò che accada scientificamente prima del 2050, questi mezzi ben difficilmente volerebbero nel 2050, per ovvie ragioni logiche. Detto questo, le attese dei sistemi d'arma per la terza guerra mondiale, attesa prima del 2050, non appaiono particolarmente futuristiche per i caccia e cacciabombardieri. Le piattaforme aeree presenti oggi si suppone che abbiano una lunga vita operativa, molte varianti atte a specializzare diverse funzioni aeree, garantendo la minimizzazione dei costi di manutenzione. A parte gli aggiornamenti in avionica, motori, missili, per avere un miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza e dell'autonomia, oltre alla possibile nascita di piccoli droni a difesa dell'aereo contro i missili SAM o i missili aria-aria, terra-aria o aria-aria, è atteso che le piattaforme aeree cambierebbero ben poco. Prime considerazioni sul potere aereo europeo lungo la restrizione Europa Defender e Stati Uniti d'America neutrali. Consideriamo i risultati ottenuti cercando di seguire una logica Monte Carlo partendo da scenari strategici e tattici congruenti con il dossier acquamarcia, da cui estrarre giudizi neutri e plausibili circa gli esiti degli scontri Behind Visual Range e Dogfight. Il numero degli aggressor sarà superiore al numero dei defenders, dato difficilmente stimabile, ma probabilmente in un rapporto 2 maggiore di 2 a 1. B. Il numero dei neuron sarà molto esiguo in quanto tutte le risorse finanziarie saranno assorbite dal costosissimo progetto F-35,
Allora, il numero di pareggi va sommato al numero delle perdite, perché non si migliora il quoziente rapporto di forza se non vincendo in modo assoluto, per cui dal piccolo campione simulato in termini relativi si desume quanto segue. Teoricamente, la probabilità di mantenere il potere aereo per gli europei sarebbe pari al 32,14%, mentre la probabilità di perdere il potere aereo nella campagna estiva sarebbe del 67,85%. Letalità media. Nemici abbattuti in rapporto a velivoli persi. 25 a 15, ossia circa 1,66. E quindi, essendo questo dato minore di 2, che è relativo al rapporto di forza già stimato precedentemente, si desume che gli europei non potranno mantenere il potere aereo. Perdite subite nel breve periodo 53,7%. Pur riuscendo gli europei a distruggere più aerei di quanti ne perderebbero, è improbabile che possano mantenere il potere aereo. Il loro ratio di letalità non permetterebbe di fare la differenza, superando il parametro ambientale di 2 a 1, oppure un valore crescente di 2 a 1. L'unico velivolo che potrebbe fare la differenza, elevando il kill rate negli scontri behind the visual range, sarebbe il Neuron, accoppiato con gli altri diciamo, velivoli da caccia, come ad esempio l'EFA-Tifone oppure il Rafale. Ma si presuppone che questo sarà un elemento scarso a causa del costoso programma F-35, che sottrarrà preziose risorse per nuovi mezzi e nuove tattiche da parte degli europei. Questo benché l'F-35 non sia stato, diciamo, messo in linea da Francia e da Germania. L'impatto delle perdite subite dagli europei nella prima fase della Terza Guerra Mondiale potrebbero aggirarsi appunto sul 53% dei caccia. I risultati in termini assoluti, in termini di campagna aerea di circa 6 mesi, sono impietosi. Da una situazione iniziale sfavorevole di due aggressor contro un defender, o comunque per valori anche peggiori, dopo 6 mesi, cioè dopo l'inizio della stagione invernale, gli europei, pur abbattendo aerei nemici, subirebbero sul loro fronte un grande deterioramento del loro potere aereo, dovendo far fronte a nuovi rapporti di forza, prossimi a 3,9 a 1, oppure 6,7 a 1, oppure 9,5 a 1. Ciò in quanto il vantaggio numerico degli aggressor e lo scadente F-35 e gli aggressor con iniziali tattiche aeree più prudenti determinerebbero un numero di abbattimenti nemici inferiore ai rapporti di forza iniziali. Gli europei continuerebbero a perdere aerei, quindi i rapporti di forza senza emissioni di rimpiazzi crescerebbero in favore degli aggressor per il banale logoramento delle battaglie. Senza interventi immediati per mitigare lo strapotere aereo degli aggressor, il potere aereo europeo sarebbe inesorabilmente perso. Militarmente, perdere il potere aereo implica, non in modo istantaneo, ma in modo, diciamo, susseguente, la perdita sia del potere aeronavale, o perlomeno un suo forte e pesante deterioramento, quanto l'annientamento delle truppe di terra, anch'esse già si presuppone in inferiorità numerica. Possibili interventi di mitigazione di brevissimo periodo. Sono stati contemplati, li potete andare a trovare nel libro, incluse, diciamo, le possibilità di aggiungere piloti già belli e pronti. Seconde considerazioni sul potere aereo dopo la campagna invernale, alla fine, diciamo, della campagna invernale. La probabilità di poter mantenere il potere aereo è dell'8,3%, mentre la probabilità di perdere il potere aereo per gli europei è del 91,7%.
La letalità media, quindi nemici abbattuti su velivoli persi, sarebbe intorno a 20 a 16, circa 1,25. Perdite subite nel breve periodo 66%. Quindi, dato i rapporti di forza, aggressor defenders con dati superiori a 1, anche in questo caso, non sarebbe possibile ribaltare la situazione, anzi che degenererebbe in modo vistoso. Infatti, si avrebbe rapporti di forza alla fine della campagna invernale e l'inizio del successivo anno, con valori non gestibili che sancirebbero il collasso totale del potere aereo europeo, nonché gravi ripercussioni sul potere navale e sulle forze di terra. Gli aggressor si sarebbero avvantaggiati della propria superiorità numerica, mezzi più robusti e meno sensibili al severe weather, nonché la grande presenza di F-35, il suo flop sarebbe forte con causa della perdita del potere aereo europeo. Con una rete satellitare disattivata, la logistica in gravi crisi, il monomotore F-35 risponderebbe peggio dei bimotori EFA e Rafale al severe weather. F-35 con minore autonomia, meno carico di armi, peggiore manovrabilità e piloti meno addestrati, cause che concorrerebbero al tracollo aereo europeo. In primavera vi sarebbe un'offensiva inarrestabile degli aggressor, immaginando appunto l'assaldatura della seconda armata gengiscana in arrivo da est, dopo aver rastrellato indisturbata nella black box siberiana, portando rimpiazzi alla prima armata. Quali sono, diciamo, i velivoli che si presuppone che siano, diciamo, i migliori o comunque i più letali? L'aereo vincente è il Su-27 Plus, approssimato a Su-35 o Su-27. Punti di forza: cellula bimotore, grande autonomia di volo, grande carico di armi, alta velocità di intercettazione, radar di grande portata e tracciamento, sistemi avionici all'infrarosso utili per il dogfight a medio raggio, altissima manovrabilità del mezzo, specie nel combattimento aereo, con capacità aerodinamiche spettacolari, ottima progettazione dei motori ed ingegnerizzazione del progetto con essenziali salvaventole per poter decollare anche da piste palesemente sporche. La superiorità numerica, la standardizzazione del potere aereo gengiscano attorno alla cellula del Su-27 e sue varianti renderebbero la produzione gengiscana di adeguata qualità. Da segnalare la capacità, solo per alcuni velivoli, di scaricare informazioni dai satelliti gengiscani. Tali veicoli potrebbero rappresentare la punta di diamante convenzionale dell'intero potere aereo gengiscano. Punti di debolezza: vistosa traccia radar con un design poco antiradar, assenza di materiali radar assorbenti, missili PL-12 a guida radar con gittata troppo corta che limitano le potenzialità del velivolo, grande traccia termica nel combattimento ravvicinato. Incapacità per il Su-27 a svolgere funzioni di cacciabombardiere, a differenza delle varianti del Su-27, la cui avionica potrebbe assolvere a funzioni di supporto aereotattico con bombardamenti da alta quota, ruolo di cacciabombardiere che sarebbe svolto dal J-10, ma non dal Su-27. Strategia vincente: pur avendo la superiorità numerica nei primi scontri, qualche velivolo potrebbe essere abbattuto a causa della grande gittata ed affidabilità dei missili Meteor. Se la strategia dei piloti gengiscani all'inizio delle battaglie aeree non fosse troppo aggressiva, si potrebbe attendere il naturale periodo di usura tecnica dell'F-35 che nell'operatività e nella carenza logistica della guerra e nel perdurare delle proprie missioni operative, il suo vantaggio tattico verrebbe dilavato. La scarsa autonomia dell'F-35 necessiterebbe inoltre l'impiego di serbatoi supplementari ed armi appese sotto le ali che ne deteriorerebbero vistosamente la traccia radar, per cui la minore velocità,
e la peggior manovrabilità renderebbe la piattaforma dell'F-35 molto vulnerabile, e la punta di diamante dei Su-27, Su-27 Plus e sue varianti approssimate Su-35 potrebbero agevolmente farne strage dei F-35. Rapidissime considerazioni sulla sopravvivenza dei velivoli tattici nella Terza Guerra Mondiale. Supporto aereo tattico con aerei oppure elicotteri sarà messo a dura prova nella Terza Guerra Mondiale, perché sarà molto sporadico, se non quasi assente. Si suppone una larga quantità di SAM spalleggiabili da entrambe le parti, e nei primissimi tempi dello scontro tali forze, quindi dei velivoli per il supporto aereo tattico, subiranno un pesante deterioramento, finendo per essere scarsi ed assenti nelle fasi successive del conflitto. Gli elicotteri multi-utility, pesanti oppure pesanti, che saranno sopravvissuti ai combattimenti, finiranno per essere spostati nelle retrovie, nelle linee di difesa successive, e saranno utilizzati principalmente per la logistica, distribuzione di munizioni, carburanti e rimpiazzi, cibo, pezzi di ricambio, evacuazione, feriti e quant'altro. Nonostante la ragguardevole tangenza operativa raggiunta dalle Mi-8 e dai Mi-24, la loro capacità di manovra e accelerazione è modestissima, per cui a bassa quota questi elicotteri, anche quelli molto pesanti, rappresenterebbero un facile bersaglio per SAM spalleggiabili e piccoli droni. Gli equipaggiamenti europei, per esempio come il Sikorsky CH-53, il Chinook oppure l'NH-90, e eventualmente, se fossero sopravvissuti, anche degli AB-412, finirebbero per svolgere compiti praticamente di retrovia. Mezzo aereo che potrebbe sopravvivere per il supporto aereo ravvicinato con incursioni, mordi e fuggi potrebbe essere lo Yak 130. Questo a patto che la missione aerea fosse eseguita tutta a bassissima quota, che l'attacco aereo fosse rapidissimo, con una qualche sorpresa indotta dal territorio, con pochissimi passaggi sugli obiettivi nemici. Quindi l'aereo dovrebbe fuggire subito a bassissima quota per evitare di farsi intercettare dai velivoli gengiscani che patrollerebbero la zona del territorio di nessuno a quote più alte, e che comunque sarebbero restii a scendere sotto i 1500 metri, 900 metri di quota. A bassissima quota lo Yak 130 sarebbe veloce e molto manovrabile. Una bassa traccia radar, doppi comandi, missili aria-aria infrarosso per la difesa a breve raggio e serbatoi supplementari. Preparato per una configurazione d'attacco al suolo, una maggiore blindatura dei vanopiloti, la sicurezza di due motori, controlli fly-by-wire, un piccolo radar e computer per il volo assistito sopra le cime degli alberi a pochi metri dal suolo potrebbero fare dello Yak 130 un velivolo ad alto tasso di sopravvivenza. Le sue capacità stall e la sua piccola dimensione facilmente occultabile anche con un telone mimetico in zone molto prospicienti al fronte, e l'affidabilità meccanica, la semplice produzione ne farebbero un velivolo interessante. Yak 130, che sarebbe pericoloso per tutti gli elicotteri nemici, all'occorrenza potrebbe anche disporre, questo è importante, di un gregario, un drone d'attacco al suolo con opzioni kamikaze, guidabile o perlomeno programmabile dal pilota seduto nel backseat. Gli unici suoi killers in una missione mordi e fuggi del Yak 130 con un drone leale che lo seguisse potrebbero essere i SAM spalleggiabili dalle truppe di terra o piccoli droni, dato che potrebbero, danneggiare l'aereo qualora questo effettuasse un numero alto di passaggi sull'obiettivo. Conclusioni sul potere aereo europeo nella Terza Guerra Mondiale sulla restrizione Europa Defenders e Stati Uniti d'America neutrali, considerando il potere aereo oltre il breve periodo.
Due su tre degli scenari ipotizzati non prevedono la convenienza economica ad allungare la guerra, per cui non si avrebbe una massiccia politica industriale in favore di armamenti. Non esisterebbe alcun rinnovo e o massiva produzione di mezzi militari tali da sconvolgere gli esiti della Terza Guerra Mondiale. La perdita del potere aereo determinerebbe pesanti effetti sul potere aeronavale e sulle truppe di terra. Esisterebbe un'avanzata degli aggressori, i quali potrebbero essere in grado di porre serie minacce con missili nucleari su obiettivi industriali ed europei e della Russia europea. Un'economia in un'espansione in guerra trova riscontri storici sia nella prima guerra mondiale che nella seconda, in termini di produzione industriale, escludendo ovviamente i danni dei bombardamenti e il razionamento bellico. Tuttavia, in prospettiva, questo scenario sarebbe il meno plausibile e meno probabile fra quelli proposti. Nella prima guerra mondiale e nella seconda guerra mondiale la piramide demografica europea non era invertita, come è in questi tempi moderni e anche in prospettiva, dato che lo resterà in futuro una distribuzione a mitra. Oltre che poche fasce di giovani da mandare in guerra, ci saranno spese previdenziali e sanitarie crescenti in Europa, un'economia stagnante o in decrescita per danni da cambiamento climatico, risorse suscettibili di impieghi concorrenti ed alternativi alle spese militari. Ciò minerebbe l'Europa e la Russia nel dare sostegno allo sforzo bellico, con una rapida produzione di sistemi d'arma moderni e complessi, di cui l'Europa non avrebbe nemmeno la capacità, essendo molto dipendente dagli USA. Peraltro non si capisce perché gli europei dovrebbero produrre nuovi sistemi d'arma complessi quando gli USA, ancorché neutrali, con una legge a fitti e prestiti, con la storica industria militare economicamente più potente, potrebbe essere un fornitore di sistemi d'arma avanzati agli europei. Europei che, ancorché acquistando a prezzi politici, dovrebbero in ogni caso poi indebitarsi e/o sottrarre risorse finanziarie da altri impieghi, facendo quindi il lavoro sporco in ambito militare, che oltre un dato limite risulterebbe poco remunerativo per l'Europa, dato che potrebbero essere raggiunti accordi con gli aggressor. Cambiamento climatico. Variabile dominante, sconosciuta in passato della storia dell'uomo. Anche in Europa produrrebbe impatti con necessità di migrazioni interne a causa del severe weather, per cui risorse finanziarie sarebbero spese dai contribuenti europei per sostenere la mitigazione del cambiamento climatico in Europa. Logoramento della fascia climatica temperata a nord per severe weather e blocco della corrente del Golfo e a sud un aumento della desertificazione, con una relativa compressione del clima temperato. Nella prima guerra mondiale, una guerra di posizione, nella seconda guerra mondiale i sistemi d'arma non erano primitivi, non cioè i sistemi d'arma erano primitivi, cioè non esistevano i missili intercontinentali, i missili a medio raggio e i missili lanciati dai sottomarini. Tantomeno esistevano delle testate MIRV o MARV. In tutte le guerre in cui una fazione contendente aveva intelligence dallo spazio, le guerre sono sempre state uno molto rapide rispetto alle guerre simmetriche della prima guerra mondiale e seconda guerra mondiale oppure in Iraq. Inoltre, i vincitori sono sempre stati i soggetti che fruivano appunto dei servizi satellitari. I Defenders, inibiti dall'uso dell'intelligence satellitare, con la perdita anche del potere aereo, subirebbero un rapido degradamento delle forze di mare e pesanti sconfitte nelle forze di terra. Gli aggressor potrebbero essere capaci di raggiungere una posizione di tiro con i propri missili a media gittata, IRBM, minacciando parte dell'Europa ed anche ovviamente della Russia europea. In tal caso gli aggressor potenzialmente potrebbero riuscire così a chiudere la partita da una posizione di forza. In sintesi, si può aggiungere questo. Sulla prima restrizione,
di Terza Guerra Mondiale probabilmente si combatterà a stock militari dati, cioè senza rinnovi e innovazioni quali quantitative tali da fare la differenza a guerra già iniziata. 2. È logico relazionare la stima della durata della Terza Guerra Mondiale alla dinamica e alle sorti del potere aereo, dato che ciò influenza il potere navale e le truppe di terra. Resta aleatorio dare cifre, ma sicuramente il periodo di tempo della Terza Guerra Mondiale sarà minore di 3 anni e non superiore a 1,5 anni. È comunque più logico estrapolare possibili esiti al verificarsi di certe condizioni belliche. Papa Bear, this is Alpha. Will you read me? Over.